statale 16. Intervento nel primo pomeriggio dei carabinieri sulla statale 16 alle porte di Stanghella, per quanti arrivano da Rovigo. I carabinieri hanno intercettato un tir che, secondo le prime ricostruzioni, trasportava vari clandestini. In corso le operazioni di identificazione. Un episodio simile era avvenuto in estate in viale Amendola, nel territorio comunale di Rovigo. I nuovi positivi sono 121. Un altro giorno con oltre 100 nuovi positivi nell'arco delle 24 ore. Il contagio da coronavirus in Polesine continua a far segnare numeri importanti. Si segnala anche un decesso, purtroppo, mentre resta stabile il numero dei ricoverati complessivi, sempre a quota 66. Isolati verso quota 2685. Dei 121 nuovi positivi delle ultime 24 ore, ben 85 erano già tracciati, grazie al costante lavoro in questo senso del personale dell'ULS 5, che ha in questo servizio una vera eccellenza. Intanto le persone in isolamento viaggiano verso quota 3.000, siamo a 2.685. Green Pass, controlli, multe e chiusure. Le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli per verificare il rispetto delle disposizioni su Green Pass e anticontagio. 1.608 sono state infatti le verifiche. Sono 1.386 persone controllate, di cui 12 sanzionate per mancato possesso del Green Pass e 34 per mancato utilizzo dei dispositivi di protezione, e 222 esercizi controllati, di cui 8 sanzionati per mancate verifiche e 1 sanzionato con la chiusura provvisoria. Mezzo secolo di Ali, la festa! Si è tenuto oggi, nella sede direzionale di Via Olanda, a Padova, l'evento celebrativo per i primi 50 anni dei supermercati Ali. La sede si è vestita a festa, ospitando nell'ampio parcheggio una tenso struttura avvolta da un vero e proprio bosco. È arrivato anche il saluto del presidente della regione, Luca Zaia. Il giorno dei diritti umani. Una giornata interamente dedicata ai diritti umani, quella vissuta questa mattina in comune ad Adria, nella sala consiliare di Palazzo Tassoni. Presenti il sindaco, il presidente del consiglio comunale Francesco Visco, la consigliera alle pari opportunità Oriana Trombin e Remo Agnoletto, presidente del centro di documentazione. Sul tema, lo sport testimonial dei diritti umani, è quindi intervenuto il maestro di judo Fabrizio Gazzignato. Natale in mascherina anche all'aperto. Luigi Viaro, sindaco di Lendinara, ha firmato l'ordinanza con la quale dispone l'obbligo di mascherina anche all'aperto, sino al 15 gennaio, quindi per tutto il periodo natalizio.